Ciao ragazzi, ecco qui, dunque siamo alla terza tappa del nostro diciamo brevetto che dobbiamo prendere. Allora siamo a Caorle, dunque oggi faremo la terza tappa che è la Dogale. Si parte da Caorle, risaliremo verso diciamo nord, seguendo Livenza fino a San Giorgio, poi da San Giorgio in mezzo argini e strade di campagna raggiungeremo fino a Cortellazzo. Da Cortellazzo poi si torna indietro per Eraclea, per Duna Verde, Porto Santa Margherita e Caorle. Bene, seguiteci e cominciamo questo bellissimo e fantastico giro. Ciao! Ecco ragazzi, dunque abbiamo preso la prima ciclabile da Caorle. Questa mattina mi accompagna Elena in questo bellissimo tour della Dogale. Qui abbiamo Elena che ci accompagna anche per questo tour e si è fidelizzata ormai a questo mio obiettivo e sta facendo il tifo per me. Sì, dunque siamo usciti diciamo dalla zona Caorle e qui adesso siamo tra le campagne dell'Livenza. Siamo praticamente quasi sull'argine e adesso ci dirigiamo verso San Giorgio di Livenza. Ecco qui ragazzi, dunque siamo arrivati a Cacorniani. Sono tutta questa serie di abitazioni tipiche qui della zona e adesso facciamo un attimo un'uscita. C'è tutta questa bella struttura dove c'è anche la possibilità di avere noleggiare biciclette e avere anche, se c'è bisogno di manutenzione, ovviamente qui c'è anche la possibilità. In teoria dovrebbe essere aperto, anche sì. Ecco qui, e questa è la ciclostazione, guardate, c'è noleggio bici, eventualmente se abbiamo di manutenzione qui c'è la possibilità. Bene, e si prosegue. Ecco ragazzi, dunque dopo la ciclostazione si fa un piccolo trasferimento in asfalto, ma un po' più breve, di 100-150 metri, e poi si parte a costeggiare di nuovo tutto Livenza. Però questo è un single track puron, dunque dal ciclabile di prima passiamo veramente al sentiero, al single track, di quello abbastanza tosto. Bene, proseguiamo. Dunque siamo sbucati da questa stradina qui e siamo sbucati direttamente su Livenza. Guardate che bello, fantastico. Bene, proseguiamo.
sempre sull'argine del Livenza. Guardate. Ops. Spettacolare, qui è un ghiaino veramente molto fino e sicuro anche molto molto spediti. Dunque abbiamo già raggiunto San Giorgio di Livenza, adesso ovviamente sempre per i vari tracciati che ci sono qui dobbiamo raggiungere Cortellazzo e lì faremo la sosta pranzo. Bene, a dopo ragazzi, sempre con me, sì. Pollicione. Trasferimento su asfalto, quindi in questa zona siamo arrivati poi per sentieri in mezzo ai boschi eccetera, una cosa incredibile come avete visto sui precedenti video, alla laguna qui praticamente. Guardate che bello. Bene, proseguiamo e tra un po' ci troviamo a mangiare. A dopo. Bene ragazzi, allora vado un po' piano perché sono in pizzeria. Allora, ora ci siamo fermati a Eraclea, abbiamo fatto un bel giretto anche all'Isola del Mort, bellissimo, come nei video precedenti l'avete sicuramente visto. Adesso ci mangiamo questa buonissima pizza e dopodiché ripartiamo, andiamo ad Una Verde, porto Santa Margherita e faremo penso una tappa gelato, una tappa caffè. Bene, intanto mi abbuffo. Ciao, a dopo. Allora scusate se però c'è la mia pizza, ma Elena ha fatto naturalmente una scelta più locale a livello culinario, guardate. La prossima volta. Sì, qui siamo appena ripartiti dalla pausa pranzo e siamo dentro la pineta di Eraclea. Fantastico, molto bello anche qui. Bene, ci manca poco per arrivare a Duna Verde. Duna Verde, Porto Santa Margherita, poi Caorle, si chiude il nostro giro. Un posto veramente fantastico è Altanea. Dunque dovrebbe essere prima di Duna Verde o dopo, adesso non so di preciso, dovrei rivedere un attimo la mappa. Comunque guardate che posto.
Eccoci qua, dunque abbiamo finito il nostro tour, dunque la Dogale, la terza tappa che io avevo pianificato nella gravel di Valengo e Venice, l'abbiamo completato su circa una settantina di chilometri, ci ha messo in 4 ore, facendo in maniera abbastanza costante senza dover forzare troppo. Siamo partiti comunque ricapitolando da Caorle, Capo San Giorgio di Venza, per poi tornare attraverso le campagne dell'Ivenza, che sono di Venza, siamo arrivati fino a circa Cortellazzo, abbiamo appena appena sfiorato e poi Valigia del Morto, Luna Verde per poi arrivare a Porto Santa Margherita e poi Caorle. Gira fantastico, provatelo. Mettetemi commenti o comunque consigli per questo giro, iscrivetevi al mio canale, mettete la campanella e ci vediamo alla prossima. Bene, ciao ragazzi, alla prossima!